Mi sono molto cari i conti economici del Fatto Quotidiano, un giornale di amici che mi seguono con molta attenzione e ogni giorno mi dedicano un articolo raccontando quello che io faccio, quello che io farò, quello che non faccio, quello che non farò. Si pongono il problema anche di chi mi paga. I comuni scappano da Sgarbi, non si capisce come scappano. In questo momento sono al comune di Caldarola, comune terremotato in cui si è aperto il teatro questa sera e non ho visto nessuno scappare per la verità. E Sgarbi mente in TV su chi lo paga, io dico semplicemente che le cose che io faccio sono il mio lavoro, le mie conferenze, i miei discorsi, i miei spettacoli a teatro, le mie presentazioni di libro e che sono pagate perché il lavoro si paga. In Italia soltanto i nullafacenti possono compiacersi di non lavorare. Però questo seguirmi affettuosamente è un modo di dimostrarmi l'affetto da parte di un giornalista che mi ha parlato un attimo qualche giorno fa, poi ha cominciato a scrivere in maniera compulsiva una serie di articoli. Si chiama Thomas Mackinson. Che dire, io devo ringraziarlo di tanta attenzione. E voglio anche dire che il suo atteggiamento da stalker, questo insistere, ripetere il mio nome, fa capire molte cose sulla sua condotta, perché essendo il giornale in difficoltà economiche, lui ha pensato bene, questo Mackinson, di fare una estorsione, o perlomeno di tentare un'estorsione, all'editore di un altro giornale che si chiama Massimo Massano di Cronaca Qui. Lui lavorava per questo giornale. È stato denunciato per estorsione. Il giornalista che mi guarda con tanto affetto è una persona denunciata per estorsione da Massimo Massano perché insieme al collega Michelangelo Bonessa, su mandato del signor Gallesi, ha tentato di estorcere una rilevante somma di denaro a Massimo Massano. Ecco, io capisco che per aiutare il giornale si fanno tante cose, ma che una figura, come dire, un presunto estorsore, abbia tanto affetto nel preoccuparsi di come io guadagno regolarmente il mio denaro, è una cosa che è straordinaria. Cioè abbiamo un presunto estorsore che i soldi li cerca di ottenere attraverso misure, come dire, non propriamente regolari, che si preoccupa di come io sia pagato per una conferenza che faccio al Rotary di Servigliano, per dirne una, o per una presentazione di una mostra che io faccio a San Demetrio Corone. Io faccio un lavoro e vengo pagato. Lui si preoccupa di chi mi paga. Lui fa il lavoro dello stalker, un lavoro quotidiano, e procede attraverso tentate estorsioni. Ecco, volevo dirvi questa cosa per ringraziarlo di tanta attenzione, per ringraziare l'infetto quotidiano, scusate, il fatto quotidiano e le sue costanti testimonianze della mia vita e volevo dire questo, caro Thomas Mackinson, caro Thomas Mackinson, caro Thomas Mackinson, i tuoi articoli sono meravigliosamente divertenti e sono una quantità straordinaria di bugie. Io non mento, tu fai di peggio, a te non basta mentire, hai bisogno di fare qualcosa di più, non dirò che cosa. E io dico semplicemente che chi lavora deve essere pagato. E io lavoro. E lavoro nell'ambito più semplice. Faccio il critico d'arte. Una straordinaria scrittrice come Barbara Alberti ha scritto una cosa che potrebbe essere risolutiva per la sensibilità di questo simpatico estorsore. Dice: caro Sgarbi, se ho capito bene, tutta questa tempesta contro di te è perché continui a fare il mestiere di critico d'arte. Ecco, io faccio il mio mestiere. Io faccio un mestiere. Tu, Mackinson, fai il giornalista stalker e il modo con cui ti muovi è tentare estorsioni. Mi auguro che tu sia in grado di chiarire come, preoccupandoti di quello che io guadagno, tu debba testimoniare di come hai tentato un'estorsione a Massimo Messana. Ecco come si comporta il giornalista dell'infetto quotidiano, che ogni giorno deve preoccuparsi di dire cose insensate,
e raccontare bugie sul mio conto, mentre lui ha una denuncia per estorsione. Caro Mackinson, io non ti abbandono più. Tu scrivi ogni giorno, io ogni giorno, tu fai 15.000 lettori e io faccio qualche migliaia di persone che mi ascoltano e sapranno tutti chi è Mackinson, così avrai la tua fama, Mackinson. Per chi si preoccupa di me, io mi preoccupo di lui e quindi sarò il tuo affezionato commentatore, caro Mackinson, vorrei che arrivino le mie parole alle orecchie dei tuoi cari, caro Mackinson, vaffanculo.